Fratelli e sorelle di Maria Vision, benvenuti alla puntata di testimonianze che oggi vede come protagonista un amico di Maria Vision, un vostro amico perché lo conoscete già, ve l'ho fatto conoscere qualche mese fa credo, per due puntate abbiamo parlato di lui, con lui, dei suoi testi che vi ricordo prima di dirvi chi è, sono questi testi, e lui è Flavio Fasolin che abbiamo oggi di presenza a Trapani. Grazie. Benvenuto. grazie, buongiorno Sabina, grazie per l'invito, sono molto felice di essere qui a Trampani eh, in questa giornata intensa, intensa, soleggiata, calda ma anche molto ventosa. Uh, sì, <ride> sono giornate in cui veramente si sta un po' patendo il vento, la città del vento d'altronde, va bene così. Certo. Flavio è qui a Trapani per eh, diverse ragioni, ma una di queste è anche venire a conoscere gli studi di Maria Vision e Maria Vision Trapani e a parlare con voi proprio su un tema che io amo tanto e che approfondisco tanto, soprattutto quando ho la possibilità di... Ehm, scandagliarlo è il tema della conversione è il tema del cambiamento dei cuori il tema di dedicarsi dopo questa conversione totalmente significativamente a Dio e alla Vergine Maria e Flavio è un personaggio che può darci lezione di questo perché la sua vita è cambiata da così a così e tu questo ce l'avevi accennato, facciamo un po' di memoria. Sì, eh, eh, la mia conversione è avvenuta nel... Nel settembre agosto veramente, agosto 1999, dopo come dicevo anche nella trasmissione in cui abbiamo registrato telefonicamente, eh, ho frequentato per circa 5-6 anni una setta di New Age, Paramansa Yogananda, una setta con sede a Los Angeles guidata da un santone indiano che appunto era trasferito in, in California e, e leggendo dei testi portatemi da degli amici pensavo di aver trovato una, una dimensione, pensavo di aver trovato le risposte. Alle mie, alle mie domande interiori che mi facevo dopo lo, dopo lo sposalizio e pensavo di aver trovato una vera, eh, una, una vera un identità, una vera risposta a tutti gli interrogativi che mi frullavano nella mente. Fortunatamente sono uscito da questa setta dove si praticava l'autorizzazione, la, sì. il terzo occhio, meditazione, in, in, interiorizzazione interna, ma in parole povere è una autorizzazione, quindi non, non c'è il, il pensiero di Dio ma bensì una trasformazione interiore mediante solamente le tue capacità intellettive e spirituali. E quindi la mia commissione nel 99, quindi settembre 99, dopo, dopo aver frequentato per qualche giorno le, le Sante Messe, e mi ricordo nell'agosto 99, di fronte alla statua della Madonna di Lourdes, ho recitato la consacrazione e da quel momento ho cominciato a frequentare assiduamente la messa quotidiana, la recita del Santo Rosario, le preghiere e quant'altro. Quindi eh, Flavio, per te è avvenuto eh, così, diciamo dall'oggi al domani, oppure c'è stato un percorso che hai fatto dopo questa frequentazione? Sì, c'è stato un, un percorso, una frequentazione eh, che, mi è sta, che mi, eh, ho sentito nel cuore, soprattutto con l'aiuto di Maria. Eh, come dicevo, come ti dicevo poi pre, prima, eh, ho avuto un sogno direi molto importante, un sogno realtà quasi, dove la Madonna di notte eh, mi appassa eh, sorridendo, non dicendo nulla, ma sono quei sogni e realtà che rimangono impressi, mi sono rimasti impressi nel cuore che da lì poi è scaturito tutto l'avvicinamento ancora di più alla spiritualità mariana. Io provengo da una spiritualità essenzialmente del rinnovamento dello spirito, ho sì, frequentato, eh, no. quindi nei primi anni del 2000 ho frequentato, ho conosciuto dei gruppi dell'RNS, sì. poi sono passato al rinnovamento carismatico e cattolico, comunque più o meno la stessa cosa, e questo qui mi è servito anche per eh, amare il Signore, lodare il Signore e conoscere meglio la sua spiritualità. La conversione di un cuore è chiaramente uh, una volontà di nostro Signore che ti fa la grazia di, eh, come dire, di cambiarti, però in genere c'è bisogno anche della disponibilità di questo cuore, dell'apertura, della volontà sua a cambiare. E quindi questo momento... A cosa lo fai coincidere? Al sogno o alla stanchezza di quella vita? Ma eh, beh, eh, questa, questa questa apparizione, se si può definire, eh, questo sogno realtà è stato per me molto importante perché mi ha fatto capire che ero sulla strada giusta, ero giusto il mio cambiamento, anche se questo mio cambiamento radicale in famiglia non è stato ben accettato. Questo lo posso comprendere eh, perché i cambiamenti parte... radicali non vengono mai accettati. Anzi, probabilmente mi pensavano, mia moglie, i miei familiari, i miei parenti, il mio fratello, pensavano che probabilmente eh, avessi perso le traveggole. Quindi è stati di anni molto e molto difficili anche nell'ambiente di lavoro, con gli amici, sì. in cui naturalmente cambia un attimino anche il tuo atteggiamento, cambia anche la tua predisposizione verso, verso i colleghi, verso altre Ma situazioni. Ma non pensavano le persone a te vicine, quindi i parenti, amici, la moglie, non pensavano che... Eh... Era pericoloso frequentare quel tipo di ambiente, quella setta, quel tipo di ehm, diciamo spiritualità New Age? No. No, direi di no anche perché... Quando frequentavo questo, questa, 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 questa setta, sia mia moglie che mia figlia, vabbè, era, era più, picco, più piccola, i, i miei genitori mh, non, è, non davano molto peso a questa, mia, a, questa tende, a questa mia tendenza, anzi erano abbastanza assenti. Però sentivo che comunque negli ultimi tempi, eh, prima della mia conversione nel 99, frequentavo sia la chiesa sia questo, 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 questo tempio dove si facevano queste pratiche esoteriche essenzialmente che, che poi sono molto pericolose perché possono attrarre spiriti del male, che poi, dopo difficile, che vengono, poi smaltiti, probabilmente. Dicevi, Flavio, che tu provieni da una formazione spirituale che è legata al movimento carismatico, eh, RNS e poi al Movimento Carismatico Cattolico. Eh, C'è una frase che eh, ricordiamo: Il mio spirito è su di te e la mia parola che ti ho messa in bocca non cesseranno mai. Una frase che è per me è molto significativa perché quando uh, lo spirito parla e influenza quindi la, la tua parola, i tuoi gesti, il tuo modo di essere, le tue decisioni di conseguenza, certo. perché noi siamo. Uh, poi frutto del, del nostro carattere, del nostro, uh, la nostra opinione diventa carattere, il nostro carattere diventa destino, perché poi noi decidiamo, agiamo di conseguenza. Dunque, quando lo spirito ha agito su di te, tu che hai fatto? Ma eh, quando lo spirito ha agito su di me, se una grande, mi sembrava di, di camminare, eh, camminare con, sopra un, un metro da terra. Tanto, eh, mi sentivo leggero, mi libravo nell'aria e l, l, sono stati importanti la frequentazione di questi gruppi del movimento carismatico cattolico dove, come tu ben sai, eh, eh, si, si loda molto il Signore: certo. si canta, si fa il canto si anche loda. in lingue. E mi hanno detto che abbiamo un canto di lingue abbastanza, abbastanza potente, eh, molto che veniva dal cuore, quindi sono questi, come dice San Paolo, gesti inesprimibili che mi provengono dal cuore e mi davano la, la gioia di conoscere il Signore, di lodare il Signore eh, in, in questi gruppi del, di, di, di frequentazione. E in termini di azioni e cambiamento di vita? Cosa hai fatto nella tua vita? Beh, ecco, eh, come, come dicevo anche l'altra volta, eh, eh, una, una tappa importante eh, della, mia, della mia conversione e comunque di avere delle risposte l'ho buttata a Meggiugori. Meggiugori, come dicevo, l'ho conosciuta tramite trasmissioni di Padre Livio su Radomaria. Maria, sì. ho letto anche dei suoi testi e il primo pellegrinaggio l'ho fatto nell'agosto del 2002 durante le vacanze, è stato un pellegrinaggio molto intenso, molto doloroso. Perché, appunto, eh, da lì a pochi mesi avrei dovuto lasciare la, la, la casa, mia moglie ha chiesto la separazione giudiziale, quindi, io ho dovuto abbandonare la, 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 il, il tetto coniugale. E chiedevo delle risposte, ma non ho avuto nessuna risposta. Sono tornato a casa e ho continuato. E nel febbraio-marzo del, febbraio del 2003 ho dovuto lasciare l'appartamento e andare a vivere, fortunatamente, dei miei genitori che mi hanno accolto. E un fatto determinante, che mi sembra, una testimonianza vorrei dire, è, è avvenuto nella, nel pellegrinaggio di agosto 2003, quando sono ritornato per la seconda volta a Mediocore con, con un gruppo di preghiera di, di Torino, mi sembra, sì, di Torino, e mi ricordo, e era, era la vigilia della, della, della festa del 15 agosto dell'Assunzione dell di Maria. E durante l'adorazione serale del 14 agosto 2003, eh, eh, nella chiesa esterna di Mediogior, con migliaia di persone come tu ben sai, eh, questa adorazione, io mi ricordo per un'ora, ho tempestato il Signore eh, con le parole interne, cioè cosa desideri cosa vuoi da me, Signore, cosa vuoi da me. Mi ricordo, l'ho ripetuto quasi al, alla parossismo perché, eh, perché mh, pensavo di aver detto tutto. Eh, avevo, avevo rotto, si era rotto il matrimonio, eh, i miei colleghi mi davano del, del pazzo in famiglia, avevo creato dei, dei problemi, quindi la gente mi guardava in un certo modo, ho detto ma forse ho rubato io probabilmente questo, questo passaggio, e allora ho detto signore, e però non ho ricevuto nessuna risposta quella sera. Il giorno dopo, ehm, il 15 agosto del 2003, ehm, si, è, si, è, si era fatto un pellegrinaggio a Sirocchi Brig. A qui come sapete eh, c'era ancora padrioso in questo santuario dove sono stati uccisi sì. questi frati francescani nel 1945 da parte dei partigiani comunisti ed era una tappa importante per tutti i pellegrinaggi specialmente per gli italiani mi ricordo che c'era una ventina, una trentina di pullman tutti lì a assistere alla messa di Padre Ioso perché dopo la messa a Padre Ioso eh, imponeva le mani ai sacerdoti e i sacerdoti sì. passavano, in mezzo a, passavano in mezzo ai fedeli e, per imporre le mani e c'erano veramente molte conversioni, gente che andava in riposo dello spirito e quant'altro. Una scena anche abbastanza comica. Io, sono, io con un mio amico siamo arrivati primissimi, c'era ancora un funerale di croati, mi ricordo, per prendere i posti, perché era una. Eh, se... certo. Sappiamo gli italiani siamo veramente pazzeschi, se ci entrofremo <ride> dappertutto abbiamo preso i posti e abbiamo sito un mezzo funerale incorato non mi è capito niente Vabbè, il funerale è finito il mio amico senti e mi ha detto tienimi il posto perché io devo andare ad un attimino ai, ai servizi va bene, tengo il posto nel frattempo arrivano le, le ortate di, di, di pellegrini italiani e si sono seduti di fianco a me una coppia di, di pellegrini italiani erano pugliesi probabilmente la pronuncia e vanno a occupare un posto di questo amico ho detto scusate ma veramente eh, eh, non eh, va via a perdere il posto e quindi si sono seduti lì e non hanno voluto cedere il posto. Allora io mi sono un attimino un pochettino un po' risentito, però vabbè, pazienza. Va bene, facciamo la messa, facciamo la comunione. Loro, due, questa coppia va a fare la comunione, vado anch'io a fare la comunione. Loro ritorno, ritorno in la comunione, mi siedo ancora al mio posto. A un certo punto mi sento battere eh, la mano sulla, sulla, sulla spalla e mi dice. Senti, il Signore mi ha detto di dirti, che di, 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 non, di non preoccuparti di continuare a vengelare perché Lui sarà sempre con te. Io sono rimasto libito, lì per lì non ho capito cosa significasse, ma anzi mi ha detto di continuare a evangelizzare perché il Signore è con te. Poi ho capito che il Signore mi ha dato la risposta della, della mia della mia precedente adorazione serale in cui l'ho tempestato di domande. Cosa, vuoi da, Cosa vuoi da me? Cosa vuoi E che ho so chiesto? Non preoccupare, vai avanti così, continua a evangelizzare che ti darò l'autorità per farlo. Le parole esatte sono queste. Me le ricordo ancora adesso. Dopo 21 anni me le ricordo. E qual è stata questa autorità? L'autorità è stata che poi ho costruito un gruppo di preghiera, un'associazione e Milanolus. Ho scritto questi due libri e sono scritto anche il terzo libro, quindi, seppur nelle mie piccolezze, nelle mie cadute, nei miei peccati: Beh, io direi però che cerco sono di molto significativi invece. Signore. Perché è un'attività di evangelizzazione pura, disinteressata, totalmente rivolta agli altri e alla conoscenza di Dio, giusto? Questi libri, tra l'altro che io ho letto con molta, devo dire, voracità, e hanno aperto un, un mondo di domande poi sulla conoscenza, in particolare eh, le rivelazioni a Maria Valtorta. E eh, leggevo cos'è il tempo di pace che la Madonna promette dopo lo svelarsi dei segreti. Ecco, approfondiamolo. Qual è il tempo di pace? Cos'è questo tempo di pace? Il tempo di pace come Maria Valtorta che è stata una grande mistica, secondo me è una forse delle più grandi mistiche italiane e non di tutti i tempi. E Maria Valtorta nei quaderni Gesù parla di questo, di questo tempo di pace che è un tempo dove rifioriranno ancora la presenza nelle, nelle, nelle Sante Eucaristie, rifioriranno ancora nelle Sante Confessioni, eh, eh, non ci sarà più un popolo che schiaccerà un altro popolo, non alzerà più la spada un altro popolo. Condotto poi alle rivelazioni dell'Antico Testamento sì, sui passi leggo. che ho scritto. Che non mi ricordo ancora, sinceramente, perché eh, però quasi parla: E l'Eterno disse: come il mio servo, Isaia, va semi nudo e scalzo, segno e presagio durante i tre anni contro l'Egitto e contro l'Etiopia, così il re da Siria. Menerà via i prigionieri dall'Egitto, i deportati dall'Etiopia, giovani e vecchi, seminudi e scalzi, con le natiche scoperte, vergogna dell'Egitto, guai a quelli che scendono in Egitto in cerca di soccorso, hanno fiducia nei cavalli, confidono nei carri perché sono numerosi e nei cavalieri perché sono molto potenti, ma non guardano al santo d'Israele e non cercano il Signore. Beh, molto collegato al tema del passaggio del Mar Rosso, certo, i carri certo. d'Egitto e, e la vittoria del Signore, del Dio di Israele sui grandi faraoni. La, la tua conversione, una volta che è avvenuta, è avvenuta in questi termini, noi carissimi fratelli ne parliamo sempre, quei termini... Eh, che tutti ci auguriamo un giorno di poter vivere, cioè che non lasciano spazio al dubbio di ciò che Dio chiede. Vedete, lui l'ha chiesto intensamente e Flavio ha avuto una risposta, una risposta netta, chiara, ma ciascuno di noi può arrivare a questo, giusto? Certo. Chiedendo. Il Signore sfrutta qualsiasi situazione, nei tempi e nei modi che lui desidera, e io devo ringraziare il Signore che mi ha dato una risposta, perché appunto era un periodo di, grave, di grande crisi, perché appunto non, non avevo capito se era la strada giusta quello che avevo intrapreso. Certo. Perché ho avuto problemi anche naturalmente, gli affetti mi hanno sul problema del lavoro. Anche naturalmente ho perso il lavoro, quindi eh, ho trovato anche difficoltà. Ma direi che il Signore non mi ha mai fatto mancare nulla. In ecco, quanto senso. hai vissuto e quanto puoi testimoniare la provvidenza di Dio nella Tua vita? Eh, ma, eh, non ho, eh, mi ricordo che da quei tempi avevo. Beh, sono cose un pochettino personali, visto che è una testimonianza, a questo punto diciamo apriamo completamente la borsa. Mi ricordo che già nei primi anni del 2000, eh, mi è piaciuto quel passo in cui si, che il popolo di Israele dava la decima, ai, la decima ai poveri, a chi appunto era, era indigente. Allora ho detto, ma perché non diamo il decimo dello stipendio ogni mese a qualche associazione, a qualche, a qualche ente che ha appunto di beneficenza. E mi ricordo che da, da quel momento lì, nonostante avesse perso il lavoro, poi dopo l'ho ripreso, ogni mese davo il 10% sia della, della mia della pensione attuale e anche dello stipendio o delle liquidazioni. Quindi ogni mese davo. E nonostante ero in difficoltà, eh, il signore non mi ha mai mancato nulla. La provvidenza di esiste. Devo testimoniare in questo senso. Ecco, no, lo spunto della domanda era proprio questo tipo di risposta, <ride> che quando si vive la provvidenza di Dio si può testimoniare ed è um, incoraggiante per chi ancora ha ancora dei dubbi che il Signore abbandona o il Signore non, non ascolta. Non è così, bisogna chiaramente trovarsi nelle circostanze. La circostanza di Flavio è, è, è molto significativa anche per come lui l'ha raccontata, cioè trovarsi alla... Con dei pellegrini che non erano proprio benvenuti, tant'è vero che li ha definiti lord degli italiani che si accalcano per trovare il primo posto possibile, ma intanto è stata una coppia di pugliesi a dare a lui la risposta di Dio. Assolutamente sì, certo. E questa cosa è, è, è significativa, è un segno che qualsiasi cosa che ci accade nella vita, anche quella che noi non gradiamo, che ci sembra storta, che ci sembra um, fuori luogo, fuori senso, o, um, che ci scoccia, che ci stanca, ma può essere esattamente lì che invece dobbiamo operare o lì che troviamo quelle risposte che cerchiamo da sempre. Assolutamente, si confermo quello, quello che sta dicendo Sabina, quindi non mi hai mai fatto con nulla, non mi hai mai fatto mancare nulla, né, né a livello spirituale, che è la cosa più importante, né a livello anche materiale, quindi ho, ho sempre vissuto in modo normale, concreto, anzi ho realizzato questa piccola onlus, nel 2014 è nata questa onlus, quest'anno appunto facciamo il decennale di fondazione eh, Bene. a luglio 2014, quindi è una piccola onlus che comunque nel, fra le sue attività. Preminente è quello di, di proporre il messaggio di Mezzogiorno, il messaggio Mariano Mezzogiorno, e proporlo anche in mezzo alla gente. Cioè, noi pensiamo a che oltre a testimoniare nella Chiesa, bisogna, come diceva anche Papa Francesco, bisogna andare nelle periferie esistenziali, anche periferie proprio reali. Quindi noi per esempio eh, abbiamo, mettiamo dei banchetti nei mercati rionali, nei, nei, nei comuni della provincia di Milano, dove proponiamo le letture cristiane, ma sì. non ci stiamo seduti lì nel banchetto, ma bensì diamo anche delle maginette, diamo dei volantini, cerchiamo... E mi dicono: ma oggi non abbiamo veduto nulla, non mi interessa, anche solo una persona che prende un'immaginetta, che legge la preghiera, che magari ritorna a pregare in chiesa, per, per me e per noi è la cosa più bella che possa è, succedere. Questo è, è bello. Ecco, vediamo anche delle tue foto oh, lì dove sei? Qui sono, sono a, a Paterno Dugnano, dovrei essere, sì. Ecco, con la tua opera comunezza. di evangelizzazione attraverso la tua associazione. Sì. E invece questo fiume di parole eh, che sovrabbonda veramente di spirito evangelizzatore nei tuoi testi, da dove ti viene? Ma io allora eh, devo essere sincero, questo. Eh, eh, Sulla quarta copertina c'è l'immagine dello Spirito Santo. Ah ecco, è lui che agisce. E' <ride> lui che è l'autore, devo, devo mettere eh, giustamente l'autore e lo Spirito Santo. Come ho già detto anche nelle trasmissioni telefoniche, eh, noi del rinnovamento eh, siamo abituati e comunque ci hanno insegnato, ed è la cosa più importante, prima di pregare e invocare sempre lo Spirito Santo. Allora, per questa impresa abbastanza importante, delicata e complessa, devo, perché per si, nessuno si è mai addentrato, che io sappia, a intersecare Maria e Valtorta come Giogori, mi sembra una cosa, eh, eh, ho invocato e pregato, ho fatto una piccola preghiera invocazione al Spirito Santo e ad ogni capitolo io aprivo la, le sacre scritture, puntavo il ditino su quel versetto e quel versetto veniva trascritto letteralmente. Quindi veniva fuori Ezechiele, Isaia, Daniele, profeti dell'Antico Testamento che così ha... Uh a grandi linee non sembrano che possano essere compatibili con le apparizioni di, di oltre 3000 anni dopo ma poi invece come, come poi ho scritto, si, se la nebbia che si, si posava sulle colline piano piano si scioglieva arrivava il sole mattutino e c'era una, limpide, una, una limpidezza quindi era tutto chiaro era tutto, tutto collegato quindi eh, l'autore e lo Spirito Santo io solamente cercato di, di assecondare lo Spirito Santo e trovo. Proprio come diceva lui, nella, nella retro, sì. ecco lo Spirito Santo. Che tra le altre cose, riportando proprio il passo, il passo dice l'Eterno Spirito: Io ero quando nulla era ed io sarò quando rimarrà unicamente il cielo. Io sono l'ispiratore della creazione dell'uomo, al quale fu donato il mondo per sua delizia, il mondo in cui dagli oceani alle stelle, dalle vette alpine agli steli, è il mio sigillo. Io sarò che porrò sulle labbra dell'ultimo uomo la suprema invocazione. Vieni, Signore Gesù. È bellissimo, questo passaggio è meraviglioso. Andando invece a retro di copertina dell'altro testo, 12 episodi misteriosi del Vangelo, dalle rivelazioni sempre di Gesù a Maria Valtorta. Allora, qui c'è l'Evangelo come è stato rivelato a Maria Valtorta, volume decimo, pagina 445, leggiamo, dice Gesù. 28 aprile del 1947 questo accadeva. Alcuni obietteranno leggendo quest'opera, non risulta dal Vangelo che Gesù abbia avuto contatti con i romani o coi greci e perciò noi rigettiamo queste pagine. Quante cose non risultano dal Vangelo o traspaiano appena da dietro spesse cortine di silenzio lasciate cadere dagli evangelisti su episodi che, per la loro infrangibile mentalità di ebrei, essi non approvavano. Credete voi di conoscere tutto quello che ho fatto? In verità vi dico che neppure dopo aver letto e accettata questa istruzione della mia vita pubblica, voi conoscete tutto di me. Avrei ucciso nella fatica di essere il cronista di tutti i giorni del mio ministero, di tutte le azioni compiute in quei singoli giorni. Il mio piccolo Giovanni, se gli avessi fatto conoscere tutto perché tutto vi trasmettesse. Ci sono poi altre cose fatte da Gesù, le quali, se fossero scritte una ad una, credo che il mondo non potrebbe contenere i libri che si dovrebbero scrivere, dice Giovanni. A parte l'iperbole, in verità, vi dico che se vi fossero dovute scrivere tutte le mie singolazioni, tutte le mie lezioni particolari, le mie penitenze, orazioni per salvare un'anima, sarebbero occorse le sale di una delle vostre biblioteche, una delle maggiori, per contenere libri parlanti di me». E anche in verità vi dico che sarebbe molto più utile per voi dare a Rogo tanta inutile scienza polverosa e velenosa per far posto ai miei libri, che sapere così poco di me e adorare così tanto quella stampa quasi sempre sporca di libidine o di eresia. Sembra incredibile che Gesù parli così. Sì, ma sono parole reali di Gesù che ha, ha trasmesso la sua segretaria. Il piccolo Giovanni era Maria Valtorta, era la sua segretaria, che ricordiamo ha scritto 15.000 pagine dal letto, vergate, seduta, nonostante dei dolori intensissimi a livello cardiaco. E, e queste parole mi hanno anche mi hanno incitato a poter scrivere qualcosa in più di quello che i Vangeli dicono. Come diceva giustamente Gesù, gli Apostoli, dopo diverse decine di anni non, non potevano conoscere tutto, non si potevano certo. ricordare tutto, anche perché, come dice il Signore, la mentalità ebraica era ancora sovrana su certi, su certi Apostoli, a parte Giovanni. E quindi mi è sembrato giusto identificare, eh, cercare di ehm, cogliere certi episodi evangelici, 12, 12 è un numero, numero perfetto, il numero delle, delle tribù di Israele, il numero degli apostoli e quant'altro, mi è sembrato giusto estrapolarli e far conoscere meglio cosa Gesù ha fatto. Perché io penso, come se, se uno è innamorato della propria donna o la donna è innamorato, io penso voglia conoscere tutto di quella persona. Allora se uno ama il Signore Gesù io penso sia doveroso conoscerlo nei minimi particolari e, e, e la Valtorta nelle sue visioni, trasportata letteralmente nella Palestina di oltre due mesi fa, racconta esattamente cosa è successo. Poi ci sono delle anche eh, delle, delle intra, eh, estrapolazioni che io collego con la realtà attuale. Tu sei un mariano e quindi mi piacerebbe che ci dicessi cosa dice Maria Valtorta del giorno della Pentecoste il giorno in cui è sceso lo Spirito Santo molto bello questo. Eh, siamo, siamo nel periodo, fra poche eh. settimane siamo a Pentecoste quindi. proprio per quello voglio approfondirlo e anche per parlare della Pentecoste Pentecoste allora eh, come sappiamo i Vangelici accenarono che scendono queste dodici queste fiammelle che si posano sul capo di ognuno e Maria Valtorta era presente e vede che quando c'è questo rombo di tuono, questo piccolo terremoto che pervade Gerusalemme tutti gli Apostoli e anche Giovanni in parte cadono per terra, sfanno sotto il tavolo, cominciano a imprecare, a chiedere perdono. Sono impauriti. Penso che sia arrivato il giudizio finale. Sono tutti impauriti, atterriti, bianchi. L'unica che rimane inflessibile, con un sorriso angelico, è la Madonna. Perché la Madonna rimane così? Anche lei è un essere umano, se vogliamo. Eh, assolutamente. Un certo. Ma la Madonna rimane impassibile. A questo punto scendono le 12 fiammele, ma su Maria Santissima non scende una fiammella ma messo una corona di fuoco una corona di Spirito Santo perché lei era già sovrappiena di Spirito Santo quindi un bicchiere già colmo non può essere riempito ulteriormente quindi Maria Santissima era già, era già sovrappiena di Spirito Santo quindi non poteva eh, ricevere ulteriormente quindi è la corona è come un'incoronazione e Maria Santissima e vede questa corona che scende, Giovanni, che era quello più vicino a lei, vede che sorride, si calma anche lui, e allora Maria Santissima eh, rimane in, in estasi e comincia a cantare, a lodare il Signore e lodare lo Spirito Santo. La Pentecoste è questa: in parole povere. Io mi piace leggere eh, questo brano della lettera dell'angelo. Ad Aria indirizzata a Maria Baltorta il 12 maggio del 1946, un bel passaggio. Ma il Paraclito non si limitò a questo. Egli pure, come il verbo incarnato, si franse e si donò in una comunione, in un'effusione e donazione dei suoi doni di sapienza, intelletto, consiglio, scienza, fortezza, pietà, timore di Dio. Così come Gesù ci, si era dato in corpo e sangue, anima e divinità. E poiché, nonostante il lavacro sanguigno e santissimo del sangue dell'agnello, che aveva mondato le loro anime, ma che non aveva distrutto la loro umanità, la quale da sé doveva lottare ed evolversi a spiritualità perfetta, ed essa persisteva ancor dopo la risurrezione, pesante e opaca, l'ineffabile amore creatore insieme al padre e al figlio perché è inscindibile l'unione e il volere dei tre che si amano divinamente e volle creare il nuovo uomo apostolico avendolo già il padre a suo tempo creata alla vita e il figlio alla grazia. Il paraclito agendo su queste due creazioni le volle completare e perfezionare Bruciando nell'Uomo Apostolico le più pesanti scorie dell'umanità persistente, le più benefiche site nella testa in cui cinque sensi sono riuniti a servizio della sensualità materiale, in cui è chiuso l'organo che presiede le sensazioni e le trasmette agli organi più lontani e in cui è l'agente del pensiero. Cioè questo libro di Aseria, è, 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 è il capitolo 12 sto leggendo, è incredibile. Cioè è filosofia pura alla fine, perché parla di una sensualità materiale in cui è chiuso l'organo che presiede le sensazioni e le trasmette agli organi più lontani, in cui è la gente del pensiero. Per dire che il paraclito è ovunque, è tutto. Tutto è Dio è Trino, è Dio è Lui, è Dio è figlio. La uh, profezia uh, di, uh, diciamo, um, o perlomeno la um, teologia più che profezia: uh, che lo Spirito Santo è onnipresente e agisce su di noi. Perché secondo te non è così? comune, così diffusa, così accettata. Di cosa si ha paura? Perché lo Spirito Santo è quasi allontanato? Preghiamo la Madonna, preghiamo Gesù, quando va bene preghiamo Dio. È un problema che si trascina da secoli, da, da quando è nata la Chiesa, e nonostante Gesù ha detto prima di salire al cielo: è meglio per voi che me ne vado se non vi mando lo Spirito Santo, quindi, questo Gesù l'ha detto chiaramente agli Apostoli e alla Chiesa. La Chiesa, nei secoli, eh, certamente è una figura trinitaria importante, ma eh, se vogliamo sotto certi punti di vista, magari un po' sottovalutata però direi che eh, questi movimenti che sono nati negli anni 60 negli Stati Uniti, specialmente nel nome carismatico, cattolico, stanno rivalutando i, cari, i movimenti carismatici e la Chiesa piano piano se ne sta accorgendo sempre di più, tanto è vero che eh, mi sembra anche Papa Francesco ha accolto i, i gruppi del rinnovamento dello spirito. Beh, diciamo cioè, che la figura di Salvatore Martinez è importante. è importante, in questo senso ha fatto un grande lavoro in, in Italia, uno dei, uno dei movimenti più, più diffusi eh, e nel mondo i, i carismati cattolici sono veramente eh, milioni e milioni di, di, di fedeli che portano spiritualità. Diciamo eh, per quale motivo? Eh, lo Spirito Santo perché tante volte viene raffigurato come una colomba, ma no, non è solo una colomba. Lo Spirito Santo è quello che ha creato il mondo, ha plasmato l'universo, pl è l'unione di Dio con Gesù, con gli uomini. E lo Spirito Santo secondo me non è conosciuto anche perché non viene invocato. Sì, non, viene pregato, sì, è vero. non viene pregato, invece lo Spirito Santo, come Gesù ci ha consigliato, eh, deve essere, è, è l'autore della Chiesa, è l'autore degli Atti degli Apostoli, che è l'ultimo libro, uno degli ultimi libri che è naturalmente importante. Io Lo Spirito Santo lo associo molto all'aria, come se fosse l'aria intorno a me. Beh, bellissima, bellissima, più, bellissima questa immagine. Più che la colomba. Ehm, prima di lasciarti De Flavio, mi piacerebbe tanto, visto che tu sei un grande frequentatore di Megugori, 20 anni mi pare, no? Sì, sono più oltre 20 anni che frequento Megugori come conosci? guida, come Pellegrino come, come guida, adesso come anche ultimamente ho un po' lasciato il discorso della guida perché mi sto, mi sto dedicando un po' anche all'aspetto eh, Alla diciamo, culturale, eccetera, uh -huh. eccetera. Vorrei che tu ci riportassi delle testimonianze che provengono da quel luogo santo. Quante ne hai viste? Cosa hai visto? Qualcosa che ti ha colpito particolarmente o che ti ha ferito? Non lo so. Qual Ma eh, accompagnando qualche anno fa anche dei, dei, con la mia gruppo, associazione dei, delle, dei pellegrini, specialmente anche delle coppie, come, come d'altronde si sa, gli uomini talvolta sono un pochettino riduttanti, però tante volte gli uomini accompagnano la moglie perché la moglie è, è talmente esistente che comunque. Ho sentito, appunto, ho avuto modo di vedere delle coppie di mariti che hanno accompagnato la moglie, ma al suo malgrado dice: Senti, io vengo però per foro, non fai fare le preghiere, non fai il rosario. E poi si ritrovano. La moglie No, tu mi accompagni, poi fai quello che vuoi, anche se mi gioco, non è che c'è molto, in effetti, a parte due o tre bar, qualche negozietto, eccetera, eccetera. Ebbene, posso testimoniare diverse volte uomini, soprattutto uomini di una certa età, che oltre 20-30 anni che non si confessavano da una messa, hanno cominciato a prendere rosario, hanno cominciato a confessarsi, naturalmente spingendo, anche noi come guide abbiamo cercato di ci spingere in questo senso. Si sono sciolti, hanno cominciato a pregare, hanno cominciato a prendere la comunione e mi hanno confermato anche le proprie mogli che a casa sono ritornati a pregare, non hanno perso, la, non hanno perso la, il vizio di pregare e di stare con il Signore. Quindi le conversioni al cuore sono i miracoli più grandi che possono, eh, che possono avvenire, al di là dei miracoli, eh, diciamo, fisici, che comunque a me, ci sono. Ma sei testimone di qualcosa se... del genere? O eh, hai sentito? Hai... Ho sentito, ma io personalmente non ho visto dei miracoli, diciamo sotto la l'aspetto fisico. Um, il sole che gira, beh, lo vediamo in Giogore, io lo vedo anche fuori a Milano, eh, in certi orari, il, giro, il sole che pulsa e non ti, non ti acceca, lo vedo anche a Milano in altri, in altri, in altri posti in effetti. Eh, però ecco, eh, quello che mi ha colpito sono queste conversioni al cuore di uomini e donne, ma soprattutto uomini, che sono ritornati alla fede, alla preghiera, eh, con le lacrime agli occhi e con il rosario in mano. Cosa che quando sono partiti era l'ultima cosa che loro volevano fare probabilmente. Io sono stata molto colpita le ultime volte che sono stata a Mejugori dallo suolo di sacerdoti che confessano. Soprattutto in certi periodi, per esempio le giornate della gioventù, quando sì, si, sì. si riuniscono ad agosto, eh, stuoli proprio, sacerdoti, piazze infinite. E, è una cosa incredibile: non siamo abituati a questo. Qui in Italia, come credo un po' in tutti i paesi occidentali, l'Italia voglio dire si dice che sia un paese cattolico, la, perfino nelle liturgie penitenziali si trovano certo. difficoltà a. a a confessarsi, cioè le persone non si confessano facilmente, c'è una grossa remora da parte soprattutto dei giovani. Sì. E questo invece a Megogorria non accade. A Megogorrie, specialmente alle festival dei giovani, ci sono 50.000 giovani e non giovani tutto il mondo e i confessionali sono pieni i sacerdoti confessano anche nei prati sotto gli alberi sulle sedie Ci sono, hanno istituito hanno anche per i confessionali per i, i non croati e per i croati quindi perché prima c'era ah, ecco. un ammasso particolare e quindi eh, noi come guide anche le guide eh, cercano sempre di consigliare ai pellegrini di confessarsi da, da, da sacerdoti non del gruppo anche perché è, è, è una importante maggiore forse Un'apertura eh, una apertura e si possono trovare anche delle, delle, delle grandi soddisfazioni a livello spirituale di sacerdoti che non, che non conosci e che, che ti puoi aprire e ti danno anche dei, dei consigli. Sì, molto perché c'è meno mh, vergogna, sì, visto che non senso. lo conosci. È vero, e poi sai sì. che non lo vedrai mai più, quindi sì. <ride> magari sì. è l'occasione giusta, ma questo può valere per qualsiasi città, per qualsiasi santuario. Però a Megugori si vive questa atmosfera uh, tutta dedicata alla formazione spirituale alla crescita spirituale e, e, e la cittadina è questa è nata per questo come dici tu a parte due bar e qualche ristorante qualche negozietto è la città mh, ideale per trovare un momento mh, importante di crescita spirituale o addirittura di apertura spirituale se questa ancora non è avvenuta proprio perché si vedono delle cose che normalmente non si vedono e tu dici ma come è possibile Altri santuari come Lourdes, come Fatima, hanno pure, o Loreto stesso, dal quale appunto proveniamo, hanno pure tanto pellegrinaggio, ma sono più occidentalizzati sotto certi aspetti, è vero? Sì, Maggiogori viene definito il confessionale del mondo, eh. viene definito il confessionale del mondo appunto. Ogni anno, eh, secondo le ultime statistiche, nel 2023 circa 120.000 sacerdoti sono recati a Maggiogori. Quindi con diverse centinaia di migliaia di pellegrini, quindi, eh, quindi veramente anche perché quando uno va a meggiogorie, eh, non si sa perché, non si sa come, ma la tua preghiera diventa più, più aperta. La tua preghiera senti proprio il desiderio di pregare, senti proprio il desiderio di aprirti al Signore e di confessare i tuoi peccati Beh, e di riconciliarti con il Signore. Non eh. dimentichiamo che lì la Madonna è presente nel senso che ancora appare, quindi è viva. Eh, nel santuario chiaramente di Lurdo meraviglioso, stupendo è apparsa già a oltre 70 no, più di cento sì, sì, 1800 sì, 150 anni, quanti, 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 quanti siamo arrivati, insomma è così a Fatima per cui è chiaro che la presenza viva della Vergine Maria in un luogo santo, in una terra santa perché questo Međugorje un po' lo avvertiamo così eh, eh, cambia anche psicologicamente la prospettiva di preghiera, perché sai che la Madonna è lì io credo che eh, con Flavio potremmo parlare per un'altra ora ancora, ma insomma il nostro tempo è scaduto, per cui eh, vorrei solo farti un'ultima domanda per completare. I tuoi prossimi progetti? Ho capito che stai scrivendo un terzo libro? Sì, il terzo libro, è, è, diciamo, più che altro è già pronto. Solamente devo. devo Devo, devo escavarlo da, dalle mie, delle, delle mie memorie, dalle mie, delle mie immagazzinazioni nel senso che io ogni giorno eh, faccio una piccola breve meditazione sulle, sul Vangelo del giorno, sulle sacre scritture e lo mando a dei miei gruppi, a dei, dei miei amici fedeli. E allora ho pensato di fare un libro dove eh, presenterò un calendario di 365 giorni di lectio divine, brevi meditazioni. Delle scritture che possono aiutare per chi non va alla messa, che magari non ha tempo di leggere il Vangelo, in un piccolo brano faccio una piccola estrapolazione di un versetto o due al massimo e su quel versetto faccio una, una, le, una lezione divina, uh -huh. nella, nella mia piccola e modesta, come dire. E spiegazione e per aiutare a capire cosa, cosa il Signore voleva dire e soprattutto attualizzarlo con in, in, la nostra realtà. Con la e nostra il mente. libro fa una sintesi di queste meditazioni? Ogni giorno, c'è un calendario, ogni giorno 1 gennaio oh, eh, okay, Giovanni, okay. 2 gennaio Matteo, quindi eh, ogni, sono 365 meditazioni okay. con delle istruzioni, non, ho, non abbiamo ancora deciso il nome di questo libro, proprio meno saranno breve meditazioni sulle sacre scritture giornaliere. Bello, quindi ho altro progetto di Flavio. Immagino <coughs> che continuerà la tua attività con l'associazione Pellegrinaggi sì, sì. a me Giugorie. Auguriamo... Concerti, banchetti di beneficenza, eh, concerti di musica sacra che faremo. Ecco, eh, se vuoi dare qualche sito, qualche eh, riferimento se qualcuno eh, vuole acquistare. Te. Noi non abbiamo un sito, non abbiamo un sito internet, abbiamo una, una mail, abbiamo eh, non neanche una pagina Facebook, sinceramente. Dovremo realizzarla. Posso solamente anticipare che il primo novembre abbiamo un progetto interessante, il primo novembre di quest'anno, la festa di tutti i santi, abbiamo organizzato un incontro preghiera nazionale presso il Palazzetto Lo Sport di Casale Monferrato in provincia di Alessandria che si chiamerà Maria Regina di tutti i santi eh, 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 sposa dello Spirito Santo dove saranno invitati diversi sacerdoti eh, per esempio eh, sarà invitato Don Antonio Mattatelli l'esorcista della diocesi di Matera sì. al sacerdoti e il carismatico brasiliano Ironi Spuldaro che fa parte del movimento carismatico cattolico che da 25 anni evangelizza in tutto il mondo con, con grandi doni per le persone che hanno bisogno di essere liberate e guarite Bene. Quindi bene. 1 novembre mi sembra un appuntamento importante. Allora, grazie a Flavio Pausolini. Grazie, grazie a Sabina per averci a Trapani. A un piacere. <ride> hai trovato un brutto tempo, però hai trovato l'accoglienza sì. del nostro studio. Siamo felicissimi di averti avuto, Flavio. Perché eh, una cosa è il collegamento telefonico, una cosa è averti fisicamente e poter approfondire questi temi e ancora altri. Bene, io vi lascio alla prossima puntata di testimonianze e naturalmente buon proseguimento con i programmi di Maria Vision. Buona serata a tutti voi.